Fratelli bianconeri e non, buongiorno a tutti voi. Dunque, parliamo un attimo di quello che ci aspetta domani. Una partita difficile contro un'Atalanta che non verrà a Torino per fare le barricate, credo, anche perché ha un allenatore a cui non piace questo modo di interpretare il calcio. È una squadra che gioca a 360 gradi, pericolosissima, ma ormai l'Atalanta fa parte, credo, e non sbaglio, penso, se lo dico, di quel lotto di squadre che può essere definita come una partita di cartello. All'andata fu un'Atalanta-Juventus finita 0-0. Me la ricordo bene perché ho tirato giù diversi santi. Fu uno 0-0 da parte della Juventus patetico. Abbiamo messo 5 pullman davanti alla porta all'andata. E soltanto perché la fortuna ci ha assistito, siamo riusciti a portar via un misero e ristrettissimo 0-0, nonostante che l'Atalanta negli ultimi 15-10 minuti sfiorò il gol, mi sembra, 2 o 3 volte. Spero che non si ripeta questa partita, ovviamente, perché la Juventus ha bisogno di vincere. Anche se vi devo dire la realtà, la fiducia non è molta. Non è molta perché? Non è molta, ovviamente, per il soggetto in panchina, ovviamente, ma questa non è più una novità. Ma non è molta anche perché ci manca metà centrocampo. E io non credo che se tu vuoi arrivare a grandi livelli o comunque medio buoni livelli puoi presentarti in campo con un centrocampo di questo tipo. Ovviamente non ci sarà Rabiot, non ci sarà Alcaraz, dovrebbe far parte della partita da titolare Miretti e dovrebbe essere recuperato invece McKennie. Peraltro, McKennie, un giocatore che possiamo dirlo, credo, senza errori, se lo identifichiamo forse come il miglior centrocampista della stagione. Un ragazzo che corre tantissimo, che era sulla lista di mercato, non va dimenticato, alla fine della scorsa stagione. E chissà per quale arcano motivo è rimasto. E si è presentato ai nastri di partenza come un ottimo elemento, ma che in questo momento è imprescindibile nel nostro centrocampo. Rincorre qualunque avversario, crea gioco, cioè fa tutto. Crea gioco, ovviamente, con questo allenatore in panchina è una frase un po', come posso dire, di quelle che provengono da mondi molto alieni. Però ciò non toglie che la Juventus ha sicuramente bisogno di vincere. Ha bisogno di vincere perché ritornare alla vittoria vorrebbe dire comunque darsi un po' una spinta in avanti in modo deciso verso la conquista definitiva dei prossimi posti Champions. L'Atalanta ha da sempre un asse preferenziale anche per quel che riguarda il mercato con la Juventus. Moltissimi giocatori che hanno vestito la maglia dell'Atalanta hanno poi vestito quella della Juventus. E adesso c'è questo Koopmeiners che pare che giunto lì ne sia innamorato di questo ragazzo e farà di tutto per portarlo a Torino. Poi vedremo che succederà. Io ritengo che almeno per quel che ho potuto vedere, che Koopmeiners con Gasperini è un giocatore che sicuramente nell'Atalanta ha fatto la differenza. Per poter vedere un Koopmeiners che fa la differenza, la Juventus non può tenere ovviamente questo allenatore. Perché vi dico questo? Perché la Juventus, con i profili che ha preso fino adesso, e quindi Diallo, Alcaraz, questo Koopmeiners che arriva, io non credo che siano profili in stile Allegri, sinceramente. Poi, per carità, tutto può essere. Detto questo, veniamo alla partita. La partita che ci aspetta è una partita difficilissima.
L'Atalanta non verrà a Torino per fare le barricate, sicuro, anche perché l'Atalanta sa che in questo momento non affronterà una Juventus insuperabile. La Juventus, oltre le mancanze che ha, si è aggiunta quella per squalifica di Vlahovic, quindi la Juventus si presenterà in campo con gente come Milik, Chiesa ci sarà sicuramente e presumo potrebbe anche esserci spazio per qualche minuto per Ken. Io vi dico la verità, io a leggere questi nomi già sono devastato, perché sono devastato a leggere questi nomi. Non so che cosa aspettarmi per domani e non so quale tipo di fiducia potrebbe avere uno come me in una sfida come questa. La Juventus si presenterà in campo con il suo famosissimo ormai 3-5-2, quindi dalla serie prima non prendiamole e poi dopo vediamo se riusciamo a fare gol. Chiaramente ci aspetteremo la solita tattica o pre-tattica, perché qui bisognerà capire. La tattica della Juventus è una tattica non difficile da individuare, è facilissima. Partiamo forte i primi 10 minuti, cerchiamo di fare gol e poi andiamo a difenderci. Questa è la tattica da sempre della Juventus, da quando c'è Allegri in panchina, per cui non credo che vedremo una partita diversa. Qualcuno ha vociferato il fatto che, essendo l'Atalanta, che è una squadra che gioca molto a calcio, potrebbe portare la Juventus a giocare. Io non credo che sarà così. Non credo che sarà così perché la Juventus ha un allenatore troppo coniglio per poter arrivare a vedere partite di questo tipo. Abbiamo visto nel corso degli anni, fino che è stato sulla panchina della Juventus e finché ci sarà, spero che sia gli ultimi 2-3 mesi, che lui fa giocare la squadra solo quando ha l'acqua alla gola. Se ha l'acqua alla gola, allora la Juventus dà tutto in campo e prova. Se la Juventus non ha la tattica, l'acqua alla gola, lui va con la sua tattica pullman davanti alla porta e il problema viene risolto. L'Atalanta, signori, gioca con un 4-3-3 completamente aperto, fantasia allo stato puro, cercano di creare gioco, si impongono ed ecco perché è una partita che mi fa sinceramente molta paura, anche perché domani giocherà anche il Milan, mi sembra che giochi domani, il Milan gioca, l'Inter gioca oggi. Il Milan potrebbe già rubarti, anche se le cose non vanno bene, il secondo posto già domani. Quindi credo che veramente sia una partita in cui la Juventus dovrà veramente dare il meglio di se stessa domani, dovrà dare tutto quello che ha, indipendentemente dal signore in panchina. Dovrà cercare di dare tutto e poi dopo aspettare buone nuove da sponde Milan, da sponde Roma, da sponde Bologna. Perché? Perché ovviamente che cosa succede? È brutto da dire, però la Juventus deve anche contare in questo momento, forse come non mai, sugli aiuti degli avversari, no? Per esempio, domani c'è un Inter-Bologna, la Juventus ormai il campionato è palesemente finito, si augura che l'Inter vinca, perché questo è il pensiero di molti juventini, è questo. Io personalmente no, io no, però molti juventini si augurano che l'Inter batta il Bologna, così risolvono il problema. Perché molti juventini, sapete che cosa fanno? Pensano, se magari, che so, quella che affronta il Milan portasse via un pareggino, il Bologna perde con l'Inter, noi battiamo l'Atalanta, cioè danno tutto già per scontato. Non è assolutamente così. Io credo che la Juventus debba pensare per se stessa, perché sarà una partita difficilissima quella di domani. Difficilissima. Allora, voi sapete che io non sono molto amante di fare dei pronostici, a me non piace. Se dovessi fare una scaletta per la partita di domani, giocarmi la schedina 1x2, io ve lo dico molto sinceramente, io mi giocherei o l'x2 o l'1-2. Non giocherei il pareggio. Perché?
perché l'Atalanta al pareggio francamente gli dice poco, alla Juventus dice ancora meno, quindi comunque vada io penso che le due squadre, anche se a piccole gocce la Juventus, però anche la Juventus ci proverà, perché la Juventus deve vincere, deve tornare alla vittoria e deve farlo, dovrebbe farlo anche in un modo convincente, ma non so se ha la squadra adatta per potersi imporre ad un Atalanta. Per cui sarà sicuramente una partita da seguire, divertente, speriamo bene, io più di così non posso dire. Il sipario, come vedete, è ancora chiuso e non verrà riaperto fino a che questo allenatore sarà sulla nostra panchina. È una protesta mia personale e continuerò ad attuarla. Se dovesse firmare il rinnovo, questo tendone continuerà a rimanere chiuso. Ciao a tutti!